Amici di Musica E, buon pomeriggio a tutti da Fabio Santini. Vedete la copertina del suo ultimo album, eccola qua, inquadrata. Titolo è Il Cammino dell'Amore e a proporlo è Nino D'Angelo. Ciao Nino, ciao. Benvenuto qui a Milano, benvenuto a Musica E. Allora, Il Cammino dell'Amore, dove porta questo cammino e attraverso quali tappe? Beh, io voglio raccontare Il Cammino dell'Amore attraverso la strada della vita che ho trascorso fino adesso, nel bene e nel male. Certo. Più bene che male, perché dovete sapere che Nino D'Angelo vende un sacco di dischi, ha una sua compagnia che si chiama la D'Angelo Productions, produce un merchandising proprio, cioè gestisce la propria immagine, no? Su delle cose che si vendono come magliette e altre cose, e tiene dei concerti clamorosi. Io so che tu hai fatto anche un Italianish Night in Germania, sì, sì, dove hai avuto un successo strepitoso. Due anni fa poi sono stato alle Olimpiadi di Parigi. A Madison Square Garden in America. Girato un po'. Ecco, no, poi ti dico, ti porto anche la testimonianza di un amico che ti ha visto a Roma e mi ha detto che c'è un trasporto di pubblico ai tuoi concerti che è incredibile, è vero? Ma è come del resto negli altri concerti, non è niente di... È strano perché tutti si aspettano che è un cantante napoletano, ma invece, tradizionale. Invece non è vero, perché io sono un cantante napoletano all'italiano, perché certo, cerco di farmi capire in tutti i posti. Oh, benissimo. Senti Nino, io vedo una cosa molto importante, qui pregherei la regia, se è possibile, ecco, guardate qua, vedete c'è questo logo, è no alla droga e sì alla vita. Mi dicevi che questo logo, questo adesivo, verrà applicato a tutte le tue produzioni. Tutte le nostre produzioni. È vero. Come si può impegnare un artista come te contro la droga? Perché io ho i figli, conoscendo di più la vita e avendo i figli ti accorgi che veramente è un problema molto grave. Certo. Allora bisogna fare qualche cosa per questo problema. Certo. Io nel mio piccolo sto cercando di farlo anch'io. Ho capito. Allora Nino, il pezzo che ci presenti qui a Musica E, come si intitola? Il Cammino dell'Amore. Ah, Il Cammino dell'Amore, che è quello che dà il titolo all'album. Un album, pensate un po', che è stato prodotto da Enzo Malepasso, ex produttore di Fiordaliso, e poi suonato da grossi musicisti come il chitarrista Claudio Bazzari e il bassista Giorgio Cappellotto. Musicisti Gigi Cappellotto. Sono musicisti strepitosi. Un bassista che non dice a poco, alto 2 metri. Chiamatemi un basso, quello è alto. Senti, come ti sei trovato a lavorare con... Benissimo, ma io lavoro da ormai 10 anni con loro. Quindi sei a casa. Siamo molto amici. Ecco, benissimo. Allora, Il Cammino dell'Amore, sapete cos'ha Nino D'Angelo? Ha questa grande dote che quando ci sono gli inglesi bisogna tradurre simultaneamente. Con gli italiani gli si dice prima di andare in onda, e quando stai parlano delle ore. Lui è veloce, tata, veloce, tata, una cosa dietro l'altra, è come una scaletta di un concerto. No, no, uno deve essere spontaneo, uno dice quello che si sente, di dire. Che riesce a dire. Ecco, benissimo. Allora, questo è Il Cammino dell'Amore, adesso noi lo vediamo. È un grosso appuntamento per la musica tradizionale napoletana, che non muore mai, anzi che continua a vivere e a riproporsi. Certamente, con l'avvento di questi anche nuovi cantautori. Certo. Sta passando anche un bel momento la canzone napoletana. Speriamo che va sempre avanti così e che escono pure altri ragazzi. Benissimo, ma questo sicuramente succederà. Grazie, noi ci vediamo la settimana prossima. Nino, adesso ti ascoltiamo. Ciao. Ciao. Con qualche scusa scema e il tuo sorriso gli sorriderà, ti chiederà di uscire sottovoce e sottovoce gli dirai di sì e confiderà all'amica tua più cara tutte le cose che farai con lui. Dormo con il telefono vicino e quando squillo che felicità. Ah, crescerai con lui, giorno per giorno rendeva serata. Tatterai con lui, per colpa sua farai la guerra con papà. Piangerai per lui, una bugia non desidero raccontare. Morirai per lui, pagiolosia che va a sembra picciolare. Cercherai la pace in un abbraccio, in un bacio vi perdonerai.
correrai da lui. Quando ti sentirai un po' giù, parlerai con lui e lui ti stringerà di più. Cercherai con lui un uomo stin da tranquillità, parlerai con lui e un nuovo giorno nascerà. Dillo bambino, l'amore ti sfuglierai senza scorno, e dillo lieto lo bene, tu piangerai di verginità. Nel cuore per andare via, ho perso pure il lavoro per amore tu. Sei stata mia senza un letto, ma con la poesia. Pienso ogni volta la pulissa carza, quando una canzone ti ricorda sta città. Quando si chiude sole chi non tena libertà, mia luce che sta vita non può fare. Guarda, pienso ogni notte si hanno scuse mi a pensare, quando l'occhio stanco già si mettono a sonnare, quando tiene sete vaga all'acqua tu son via, e quando non mi pensi pienso su a Dio, è così sì. Così sì, occhi di ghiaccio ti perde da sbagliato solo. Sei stata mia senza un letto, ma con la poesia. Questo giacca, chi ve l'ha fatto? Luca Zapatelli. Sa buona ancora, sta buona. Zapatelli, sì, sta benissimo. I vostri ammiratori sono contenti di questo. Sì, sì, certo, anche perché è luminosa. Ma cosa vera, se vedi. Volevo dirvi una cosa, soltanto una. Voi quando parlate un napoletano, il napoletano, dovete parlare un po' più italianizzato, così vi comprendono. Vi comprendono tutti. Sì, sì, no, tutto quanto lui napoletano. Hai ragione, in America, come essendo la cassa di carani, sì. Appunto, allora, sul camion, arrivato. Se continuare così ci vogliono i sottotitoli. Sì. No, perché avete detto, non l'ho capito neanche io. Abbiamo detto che solo che abbiamo cagnato tutto il sì, va bene. Sì. Bene, Nino D'Angelo si sta preparando con questa sorta di gramma loro, che in effetti non era napoletano. Sarà stata che lingua avete parlato? Napoletano. Napoletano, comprensibilissimo. Sì. Ma io sento una voce però. Sento una voce. Scusate, ma c'è un personaggio qui che non so chi è. Scusa.
Scusa, scusa, ma che ma tu chi sei? Scusate, scusate, evidentemente abbiamo un doppione di Nino D'Angelo. Noi scusa. Non pensavamo. Scusa, Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Ma tu sei Nino D'Angelo allora? Aspetta, scusa, ma te, volevamo. Scusate, sei calmo. Noi, no, sei calmo, Nino. Sì, volevamo. Nino D'Angelo, è Fiorello, noi aspettavamo Fiorello, ma abbiamo un doppione di Nino D'Angelo. No, come sei emozionato? Ma dimmi a chi si coppia, lasci parlo. Siate attenti a quello che dite, signorino D'Angelo. No, siate calmi. Dice male, chiudi. No, andate a controllare. Vanno da eseguire questa domenica. Chi se fanno male? Si due. Se fanno male veramente. Sì, a voi. Io mi sono fatta un lento con Edoardo, eh? Sì. Mi ha trovato dietro le quinte, ci siamo fatti un bellissimo lento. Voglio dire l'occasione per dire che domani sto a Genova con questa tournée che ho iniziato da Napoli, che sta andando fatto benissimo, Milano, tra Torino, l'altro. Quindi per gli amici di Genova che sarà uno spettacolo di beneficenza. Perfetto. Bene? Grazie, ciao. Nino. Bene. Ciao.